Buonasera cari videospettatori e bentrovati in questa nuova diretta su Twitch. Saluto particolare anche a chi sta guardando questo video su YouTube, ragazzi, anche se siete differita. Quindi vi invito, come sempre, a seguirci sul canale Twitch perché siamo in diretta tutti i giorni dalle ore 21 alle 23:30 in questo periodo, ragazzi, in questo periodo. Quindi cambieremo, modificheremo qualcosa presto, quindi ragazzi, seguiteci anche sul canale Twitch, assolutamente. Poi, se non volete perdervi nessuna delle dirette che facciamo, siamo su Telegram anche, quindi chiocciola AntiHackTV e non vi perdete nulla, assolutamente nulla. E oggi, dopo tanto tempo, tantissimo tempo, siamo su Haven. Continuiamo. Vediamo che cosa succede, che io non mi ricordo assolutamente niente, ma proprio niente, ragazzi, niente. Buonasera Tris, buonasera Pimpi, buonasera e benvenuto Panda Pandoro. Ah, perché siamo sotto Natale, Panda Pandoro. Se vi vedo dello stesso colore, quindi aggiorniamo qui. Aggiorniamo qui. Questo gioco l'ho adorato un casino, l'ho fatto tutto d'un fiato. A me il sistema di combattimento non mi piace. Non mi piace. Non mi piace proprio. Infatti l'abbiamo un po' accantonato in questo periodo perché abbiamo fatto altri titoli, ma tanto lo dobbiamo finire, assolutamente. Però il sistema di combattimento non mi garba tantissimissimo a turni. Eh sì, no, a parte che è pensato per due persone, ma proprio a turno che proprio non ancora questo gioco, eccolo Johnny Five. No, mi vedo tutti blu, perché aggiorniamo? Via. Johnny, se non lo finiamo, ci finiamo, cioè lo dobbiamo finire. Ma ovviamente noi ci giochiamo. Abbiamo finito pure Super 8, che non finiamo pure questo. Anche questo è vero, anche questo è vero. Anche questo è vero. Vabbè, continuiamo ragazzi, non mi ricordo assolutamente nulla, quindi non mi ricorderò manco dove siamo e perché e dove e quando. Ho visto una grande porta con uno strano simbolo, non lontano da qui. Devo mostrartelo quando ne avremo l'occasione. Cosa c'è oltre? Non lo so, non sono riuscito ad aprirla. Hai provato con una bomba di flusso? Certo che ci ho provato, per chi mi hai preso? Va bene, allora dovrei mostrarmela. È quello che ti sto dicendo. Ma noi qua non abbiamo già fatto sta cosa, sta scenetta, no? Che stanno facendo? Quello da quando l'ho giocato in VR non lo guardo più allo stesso modo. Vabbè, ma un po' tutti i giochi in VR è tutt'altra storia. Se fatti ovviamente per il VR. A me non mi ricordo niente, ragazzi, non mi ricordo. Ah, i tassi, ok. Vabbè, ma siamo qui, possiamo anche continuare qui? Santo. Abbiamo tutto, questi non stanno morendo, stranamente. Voglio girare un po' su quest'isola. Ma vero che quando corro non posso girare col mouse. Ho visto un fungo. Non c'è, male. Not bad. Hey, that's for cooking. Do you think we'll have enough? We never have enough. Ma questo pianeta non si deve purificare, perché non vedo manco un po' di nulla. Che
che lui non si ricorda non è una novità, poi dice a me. Ma voi non ricordate niente, io almeno qualcosa me lo ricordo. Entra. Ehi, questo posto è carino. Ok, guarda, c'è una biblioteca. Fantastico. Ti lamentavi di non avere niente da leggere. Che? Hai mai sentito parlare di un libro titolare? No, questo qui si intitola Gorgenemuld. Flerm Gliffen. Cosa significa? Flerm Gliffen mean? Oh, I have Flerm Gliffen Ostruisi here. Deve essere il seguito. Ti prego, non dirmi che tutti i libri di questa biblioteca sono scritti in una strana lingua. Voglio piangere. Ah, ne ho trovato uno con le figure. Bene. Se pensi che mi ha accontentato il libro illustrato per bambini. Chi ha detto che un libro per bambini? Guarda. Ok, prendiamo questo. Cioè, che hanno trovato? Manuale erotico illustrato. Interessante, interessante. Ma io non ho capito, sto pianeta lo dobbiamo comunque purificare, perché non vedo la roba, la ruggine? Qua stiamo tornando indietro. Ok. Qua non c'è nessun'altra strada, solo quella. Questi bastardi, ma quanto sono bastardi. Ok, andiamo qua. Andiamo da quest'altro lato. Ora lo trovi sulla navetta con cui devi agire. Cioè, il libro, il manuale erotico illustrato lo troviamo sulla navicella. Sulla nave. Ah, cioè, 2 secondi, ragazzi. Io 2 secondi che non tocco. Cioè, vabbè. Quanto sono in ritardo rispetto al suo ritardo? Tanto, tanto, boh, tanto. Tanto. Appena comincia da 2 minuti, ma quali 2 minuti? Quali 2 minuti? It's growing. Slowly, but surely. Quindi non possiamo andare da nessuna parte, dobbiamo forse andare da qua. Ma sopra non si può salire, quindi. Là sopra non si può andare, giusto? Qua non c'è né strada perché finisce qua. Quindi il Kama Sutra. No, è manuale erotico illustrato. Non esageriamo. Questi termini strambi, eh. Vabbè, andiamoci da qua, vediamo dove ci porta. Ma che si due fanno venire solo di avverso? Pure è vero questo, pure è vero. Cioè, 2 secondi che non li tocco, subito sì. No, quello del libro è peggio. Poi vedrete. Ma no, peggio. Come fa a essere peggio? Come fa a essere peggio? Ho visto qualcosa che luccicava qua, no? Sì. No, no. Ah, ok. Questo simbolo è lo stesso che c'è sulla mia medaglia. Sì, è quello che volevo mostrarti. Ci capisci qualcosa? No. Bene. E questo che cos'è? Non ne ho idea. Non c'è nessun pulsante, nessuna leva, niente. Cioè, l'ha aperto così. Che hai fatto? Niente. Ho solo agitato la mia medaglia e... Mi stai dicendo che la tua medaglia è in realtà una specie di chiave? Non ne ho idea, ma in ogni caso si è aperto.
Allora, andiamo a vedere cosa c'è dentro l'altra parte. Certo, a meno che tu non abbia un'idea migliore. Ciao Panda Pandoro, alla prossima. Buon lavoro. Ma che roba è? Ok, questi edifici sono più sinistri degli altri. Pensi che sia l'impianto sperimentale di cui parlare mia madre? È molto probabile. Quello che ha fatto saltare tutto in aria non sembra così grande. No, ma immagino che vada in profondità. Non capisco. Come ha fatto una trivella così piccola a causare un'esplosione di un intero pianeta? Immagino che abbia agito come un catalizzatore. Oh, ma certo! Siamo i figli. È ovvio. Lo dico tanto per dire, ma non ne ho proprio idea. Al massimo ho un'ipotesi, per quel che vale. Avanti, dimmela. Ok, dunque, sai come sono fatti i pianeti più o meno? Rotondi? Un grosso nucleo di flusso con una crosta intorno. Esatto. Irena ha detto che l'impianto estraeva flusso direttamente dal nucleo e che lo condensava allo stato solido per facilitarne il trasporto. In pratica la ruggine? No, in realtà pensavo a qualcos'altro. Qualunque cosa fosse, qualcosa è andato storto, e invece di condensarsi normalmente, il flusso si è degradato in ruggine. E questa degradazione si è propagata lungo il percorso di perforazione e all'interno del nucleo. Ok, non c'è bisogno di usare il gesto delle virgolette ogni volta. Scusa. E quindi? Beh, un po' come l'acqua e il ghiaccio, se vuoi. La ruggine occupava più spazio del flusso. Quando il flusso del nucleo si è trasformato in ruggine, si è espanso contro la crosta che lo circondava, la quale ha finito per incrinarsi. Un po' come quando si lascia una bottiglia nel freezer. E la ruggine è fuoriuscita dalla spaccatura? Immagino di sì. Oppure è venuta fuori da geyser, vulcani o quel che sia. Sì, in effetti ha senso. Il che mi porta alla mia seconda domanda. Perché hai la chiave di quella cosa intorno al collo? Vorrei saperlo anch'io. A me si sta degradando qualcos'altro. Degradazione facile, c'hai. Ma questo è un nemico? Iperruggine. Che cosa hai raccolto? Sto cercando di capirlo. Sembra ruggine, ma è molto più pesante e più liscio. Fammi vedere. Ehi, è tiepido. Strano, eh? Credi che è quello che stavano facendo qui? La cosa del flusso ultraconcentrato? Sì, forse. Mi servirà un po' di tempo per analizzarlo nel nido. Dividiamoceli. Vabbè. Vabbè. Quindi qua non possiamo fare nient'altro. Ah no, c'è una... un flusso. E beh, ci porterà là sopra. Che ne dici se prendiamo ognuno l'estremità della corrente? Questo? Ok, Look, these two are stuck. Ok, andiamo a vedere in questo posto. Via! Apriti sesamo! So che devo bere. Ehi, Kay, guarda qui. Cos'è questo orrore? E canta anche. Un'altra volta? No, può bastare. Guarda che faccia. Va bene, adesso abbiamo visto tutto. Scusa Kay, ma questo devo portarmelo al nido. Non sono sicuro che sia necessario. Prendiamolo o lo faccio cantare di nuovo? Ok, come ti pare.
Scusa, mi è scivolato il dito. C'è il dai. Madonna mia, ma che cazzo prendiamo? Quindi ora ti ricordi dove siamo, cosa facciamo, un fiorino. Certo, io mi ricordo sempre tutto, quindi. Buonasera, Alcolo, buonasera. Anche se sei estremamente in ritardo e dovresti pagare la cena a tutti ora per questo tuo ritardo. Minimo. Minimo. Are you sure this one is ripe? It passes. Qua c'è tutta sta roba. Da quest'altro lato c'era qualcosa. Sul ritardo. L'altro ha detto che non posso farci nulla. Dubito che ti abbia detto una cosa del genere. Ci avrebbe provato in tutti i modi. Ah, questa è un'uscita di sicurezza, ok. Adesso purifichiamo questo. Purifichiamo questo. Comunque, se non lo avevi capito, prima chiedevo così tanto perché un'amica voleva un riassunto. Ma di alla tua amica che... che sostanzialmente doveva seguire le scorse puntate, cioè, non è che... sei anche qui a pettinare le bambole, cioè. Il riassunto è che stiamo su questo pianeta. Oh, devo bere, ragazzi. È costanza. No, l'amica di Costanza addirittura. Ma quindi io posso andare dove cazzo mi pare qua, giusto? Quindi posso andare anche da qua, per regola, sì. Questo ci porta però in posti strani. Ci conviene scendere giù, direi di no. Giusto? Scendiamo dopo. Qua abbiamo visto tutto, siamo andati ovunque qua sopra. Ah no, c'era quella parte lì che voleva andare. Costina. Sì. Costanza e Costina. Stronzi. Non seguivano questi stronzi. Come si saliva ora? Sopra da là? Ah, qua forse c'era qualcosa però. Infatti. Pone aglio. Questa zona non si purifica. Ah, perché sono loro. Oh my. Dai, muoviti, 3 ore.
blast off. Go! Come non gli faccio niente, mi sa così. No, no, io faccio. Bomba, bomba. Desperate times. That doesn't do it. That's it. Giving it all. Cioè, già stiamo a giallo di qua. No, stronzo che... Ti pare io? Non gli faccio niente, come faccio a... ad annullare? Non posso. Forget about close contact. His shell's too tough. Whenever you want. Now. Che siamo a gialli comunque. Siamo rossi. Ready? No. No, ma stiamo morendo praticamente. We need to hold tight a little longer. Grab my hand. Allora, facciamo bomba, bomba. Oh, salta di nuovo. Sapevo. Ecco. We'll never make it. And we blast off. Go! 3 ore per farsi caso di speciale. Oh. Bomba, bomba. Dai, madonna, fai prima alzare però. Cioè, manca questo riusciamo a sconfiggere. Allucina, ecco. Aiuto. Impossibile aiutare questo. Forse come l'aiuto ma questo? Cioè è impossibile da beccare. Ecco fatto, siamo morti. I demand a rematch. Voglio la rivincita. Ouch. Annex 6.2. In case of a draw during a space combat resolution, the player with highest initiative shall win. Should another draw occur, the player whose colony is nearest shall win. Should another draw occur, please refer to the remarkable draws table in Annex 13.8. Curiamoci. Ok. Ma secondo me ci dobbiamo potenziare ancora. Dove stava qualcosa? Di qua, giusto? Brinda. Ok, non ce l'abbiamo. Ok, proviamo a dormire. Ma hai visto un altro? Non so se mi spiego, non so se mi spiego. You. We need to turn off
office spud baby. I had to go last time. It's your turn. Me non lo so fare. Beh, è ora che impari. Lo sollevi al piede inferiore e tiri la linguetta. Non è difficile. Se avessi saputo che avrebbe cantato così ogni notte, non sarei mai permesso di portarlo a casa. Ok, fantastico. Ora affronto le conseguenze delle tue scelte. Non potremmo semplicemente far scaricare le batterie nella nostra costruzione. Farò finta di non aver sentito. Ti avverto, questa è l'ultima volta. Sì, sì, sì. Visto, non è stato così difficile. Non è questo il problema. Ok, scarichiamo le batterie. Non è ruggine, deve... Cosa intendi per ruggine? Una sorta di sostanza rossastra che si dissolve dal flusso. Allora non è ruggine. Ha la stessa composizione, ma non importa quando flussi gli getti sopra, non si muove di un millimetro. Al contrario, il flusso sembra evaporare quando entrano in contatto. Sì, non so se è la parola corretta, assorbire, consumare, intendo che scompare. Ah, oh sì, allora è iperruggine. Se vuoi. Per riassumere, l'iperruggine dissolve il flusso, che dissolve la ruggine. Che la ruggine dissolve l'iperruggine? Sarebbe proprio come sassa corta forbici. No, no, la ruggine e l'iperruggine, come li chiami tu, non hanno alcun effetto l'uno sull'altro. Peccato. Mi piace proprio sassa corta forbici. Vinco tutte le volte. Lo so. E non capisco come fai, è statisticamente impossibile. Se pensi che sasso carta forbice abbia a che fare con la statistica, non hai proprio capito il gioco. Un giorno risolverò questo mistero. Ogni cosa a suo tempo. Prima l'iperruggine, poi sasso carta forbice. Ah, e allora tutto cambia. Ma dagli fuoco a sto aborto di pupazzo? Sì, infatti era abbastanza semplice da fare. Dagli fuoco, intendo. Consulta che ci fa consultare, niente. You do realize that we're just staring at a hologram of a planet which is literally just. Ciao, invece questo è questo. Ok. Conferma. Già che ci sei, dai fuoco a tutto. Fanne un altro. No, questo non ci interessa a nulla. Facciamo questo e questo. Conferma. Conferma. Vai via. Poi costruisci. Nulla, no. Balsamo per curare. Sì, balsamo per curare comunque ci serve. Ok. Quindi facciamo questo e facciamo questo. Sì, ma fare 5 alla volta? No, vero? Troppo difficile. Dobbiamo subirne per forza tutti. Forza subirne tutti i passaggi. Un altro.
Pure sbagliato, cazzo. Siamo a 4. Un altro. La tanica di Obenza gliela passo volentieri. Sì, è un po' palloso. Poi ci abbiamo balsa per curare, multi impatto. Se lo posso farne 5. Anzi, di miscela al 2 per essere sicuro praticamente. Altro. Andiamo di fare pure la bomba, però non si sa mai. Siamo a 4, facciamoci pure il 5. Conferma. Allora, facciamo un altro, però non facciamo questo. Ah, ne posso fare ancora un'altra. Ok. La valla che è 3 ore per farsi le cose, 3 ore, ma una alla volta. Che vuol dire ora aumenta? Ok, diciamo ci possiamo andare a basti se succede. Sto tipo addormentando facendo questa cosa. Ok, cuciniamo, altre mezz'ora solo per cucinare. Come ci questo? Sono soddisfatti, sono soddisfatti della loro opera. Cupcake. È terribile. Che succede, Muffin? La banda biscotti ha colpito ancora. Minacciano di buttare un carico di lievito nella riserva idrica di Cakeville. Oh no, questo significa che sì, non appena i cittadini berranno l'acqua cominceranno a gonfiarsi. E non riusciranno più ad entrare nelle loro case. Dobbiamo fermarli. Questa è una missione per... Muffin Cupcake. Interessante. Posso giocare? No, se hai intenzione di trasformarla, no, dico sul serio, mi annoio e sembra che tu ti stia divertendo, quindi...
Ok, tu puoi fare Muffin. Hai mai visto la serie? No, ma credo che avrò colto lo spirito. Ok, allora la banda biscotti sta minacciando di contaminare la riserva idrica di Cakeville. E dobbiamo fermarli. Oh, cacchio, che bel vestito che hai. grazie, Muffin. Mi chiedo cosa ci sia sotto. Che stai facendo? Ci siamo, sapevo che me l'avresti preso in giro. Dai, Kay, torna qui. Volevo davvero giocare alle bambole con te. Ma anche Muffin e Cupcake hanno dei sentimenti, sai? Cosa sarà di noi? Fatti una tisana per passare il tempo. No, in realtà se mi faccio una tisana va dormendo ancora di più. Si due a forza di stare da sole si sono fritti il cervello, che cretinata. No, ma io sono curioso di trovare il libro che mi hai detto cosa. Sto qua dentro. Eccolo là, leggi. Vediamo. Dai, facciamolo. Dimmi il numero di una pagina a caso. 24. Non male. Sì, questa me la segno. E questo è. Cioè, non guadagniamo nemmeno i punti. Sì, perché volevo far aumentare i punti loro, ma in realtà no, aumenta. Chiacchiera. Ok, no joke. Vabbè, non ci interessa. Vabbè, non c'è niente, ragazzi. Secondo me magari ce ne andiamo da qua dentro. Ci fregavo un chezzo. Uscita. Andiamo. Siamo ubriacati questo. Do you think that the big door is still? Do you see what I'm seeing? But that's. Niente, c'è 5 secondi. Cioè, 5 secondi. Ma prego, dovremmo recuperare anche energia facendo così. E invece niente. Andiamo un po' però qua. Se è cresciuto qualcosa. No. Qua no. Qua no. Where do you think they're going? I'm not crazy. You saw it just as much as I did. That was definitely a Heliga. It can't be. Could the Heliga be indigenous to Source? But then how? Shh. Kay, you have seen a Heliga. Thank you, Burble. You want some good flow. Ok, noi siamo qui. Quindi dove andiamo? Andiamo. Noi ci interessa più di tanto. Qua sopra come si va? Ok. Dove sta l'altra ruggine? Qua sopra non la vedo da nessuna parte.
No, questo non voglio sconfiggere. Ma quindi dove sta la ruggine qua? C'è un'altra. Allora, niente, ragazzi, sto venendo, l'ho purificato. L'unica cosa che mi manca, forse, è sconfiggere questo tipo. Vediamo. Ti pare che non erano in due. To look pretty tired. On your mark. Anytime. Stay clever. Keep them coming. Dopo Wimpy. Più o meno qual è la percentuale di progresso di questo gioco? Onestamente non ho guardato già. Ragazzi, vi informo che domani faremo la diretta lo stesso alle ore 18. Però. E l'ho scritto, ma poi mi sono dimenticato di dirvelo. Cioè, ho sistemato il coso. Quindi, domani comunque faremo la diretta alle 18. Però solo quella delle 18. 18:20 facciamo. Vabbè, 18:20 e 30. Perché poi il Milan gioca alle 20:45. Ma continuiamo Watch Dogs domani. Ma mi sa che devo, per purificare sto, non voglio sconfiggerlo sto tipo. A parte che non lo dobbiamo sconfiggere, mi sa, non è cattivo, giusto? Infatti non è cattivo. Ah, eccola la ruggine. Ok. No, questi sono tutti. Sì, forse devo usare boccette. Se finisce fra 6 ore, quello sono fra 6 ore. Ancora finisce, Pimpi. No, no, accarezzo, voglio prendere la roba a questo. Ancora. Ma perché sta zona non possiamo purificarla? Non capisco. Che cosa ci manca? Cioè, cosa ci manca? We only recently harvested. Fai usare boccette e lasciare il prossimo. As long as they're leaving some for us. Non so come purificarlo, se venendo. I just wanted to make sure you were still there.
No, poco non andrà a finire giù. No, queste torniamo indietro praticamente. Noi dobbiamo andare all'altro lato. E come ci arriva da questo altro lato? Ne ho preso 27 per colpo di un certo Simone. Finiamo il secondo step. Ma il secondo step a quant'era? Cioè mancano comunque 15 arpioni praticamente. Ecco come si saliva. Ecco come si saliva questo. Ma comunque da qua non vedo niente lo stesso, non è che... Ah, salì tutta la roba. E come ci vado da sopra? Ne mancano quasi la metà praticamente. Cioè, se volete portate pure il secondo step, no? Mi è mancato vedere il tuo sedere. Non so se mi spiego. Ah, forse da qua si sale. Vero, forse si sale da qua. Cosa che luccicava, eccolo lì. Rifungo preso. Luccico pure questo, preso. Preso pure questo. No, ho sbagliato. Ripe for the picking. Harvest time. You block, I'll hit. Dai, ma 3 ore però, non vale così. Got this? You bet I do. Let's get it over with. And done. Non vale così. Placa. Vai. There you go. We're that good. It's much nicer this way. Ok, slot ripulito, perfetto. Andiamo su sconfiggere sto tipo. Perfetto. Quindi qua dobbiamo trovare la strada che porta dall'altro lato. E io non vedo niente dall'altro lato. Ah, là sopra forse. Proviamo. Tanto c'era anche un ragno. Chissà che fine ha fatto il ragno. It's crazy. It really feels like you're flying. Well, technically. Ecco fatto.
Con R dove siamo? No. Qua non possiamo andare. Ah, ecco. This one looks suspicious. Requesting permission to sample? Granted. You thought you were so sly. Che roba è qua giù? And more rust. You can never have too much. We still need rust. More housing. Altre abitazioni. Queste non sono. Non si direbbe che sono rimaste abbandonate per tutti questi anni. Forse non è passato tanto tempo. Mia madre ha detto che era. C'era ancora un vicepresidente quando è stato. E mi ricordo quando ho ottenuto quel posto. Ero piccolo, ma mi ricordo che ci fu una festa. Il che significa che tutta questa storia dell'esplosione è avvenuta dopo. Tipo 20 anni fa al massimo. È strano. Pensare che c'eravamo, che passavamo il tempo guardandoci i cartoni animati e nel frattempo un'intera pianeta esplodeva. Non è che fossimo abbastanza grandi per fare qualcosa in proposito. O anche solo di capire qualcosa. Lo so, è vero. Ma questo mette le cose in prospettiva. Controlliamo se c'è un'aperta. Andiamo. Allora, questo lo possiamo aprire. L'aglio. Nice, nice. That's maybe a little flow burst. C'è questa aperta, giusto? Sì. Entriamo. Vediamo che trovano qua dentro, mossi due. Cosa hai trovato? Questo. Ah, subito abbiamo fatto. Polpetta abbiamo trovato. Ottimo. Oh, che carino. Oh, he's cute. Isn't he? Vero? Can we keep him? Possiamo tenerlo? Non so, ok. Chi si prenderà cura di lui? Lo farò io. Ora dici così, ma tra due settimane te lo dimenticherai. E allora toccherà a me portarlo a passeggio e raccogliere la sua cacca. Oh no, lo giuro. E sono sicuro che non sporcherà. Non è così, Polpetta? Sarei pulitissimo? Si chiama Polpetta? Sì, credo. Mi è venuto così. Polpetta è carino. Va bene, teniamolo. Hai sentito Polpetta? Ti troveremo una nuova casa. Ok, molto molto utile. Molto molto utile. Ma qua c'è roba qua dentro. Ah no, solo una striscia di. Qua no, solo questo possiamo aprire. Fondamentale, sì, esattamente. Fondamentale. È cambiata tutta la storia del gioco. Ah, qua c'è un altro. Qua dove siamo? Potremmo andare pure avanti, in realtà non è che dobbiamo per forza purificare tutto, giusto? No, qua c'è il cattivo, scappa!
Andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti, dai. No, pure quest'altro che ci segue. Ma io ho visto una luce là sopra. Eccola là, come ci si arriva là sopra? Ah no, è la luce di questo. Ok, niente, dai. Andiamo da questo lato che tanto lo dobbiamo comunque vedere. Sì, è migliorato notevolmente, sì. Ok. Sì. Guarda lassù. Che cazzo è? È sceso qui vicino, al massimo su un frammento limitrofo. Secondo te erano un calabrone? Dobbiamo essere prudenti finché non lo sappiamo. Non è possibile, non può esserci una faglia sotto ad ogni malmoso frammento. The vibrations are likely propagating through the flow. Also, earthquakes aren't necessarily the result of fault lines. Yeah? What else can it be? Volcanic activity, for example. Oh, well, how reassuring. Oh, ma non volevo combattere. It's been nice knowing you. Ready? Now! Are you okay? You? Saw that. Oh, fanculo. Cioè, comunque questo non muore più, che cavolo è? Non gli tocchiamo proprio niente. Ma ora sì che abbiamo fatto abbastanza male. Ma niente, la prende sempre con me. Stay with me. Thanks. Are you alright? Ok, blocchiamo anche quest'altro. Vediamo da quest'altro lato che cosa c'è. This one has a hilarious shape. For real. Okay. You know how you said you can suck on seeds to satiate hunger? Yes.
Noi che siamo giovani non temiamo nessuno, addirittura. Ma perché manco la mappa riesco a vedere? Solo R. Come andiamo dal altro lato? Boh. Incastrato. Ah, perché qua si apre il coso, quindi dobbiamo per forza sconfiggere. Ecco. Carica. Ah, perché sono scemo? Carica. Multibomba. Faccio un cazzo. Aiuto. On your feet. What happened? You're safe. Tutto impatto. Paga tutti. It's not almost done. There you go. The end. Perfetto, perfetto. We're not leaving empty-handed. Easy, easy. Vabbè. Io però andrei da questo lato. No, che c'è una bomba. Massimo moriamo e torniamo in base. Ciao Rio. Vediamo un po' da questo lato che cosa c'è. Che cosa c'è? Che cosa c'è? Guardo fuori e penso a te. Chissà se tu. Ma che è sto coso? Un olottero? Chissà cosa c'è nel bozzolo, ma chi? Eccovi, finalmente! Sapevo che non vi sareste allontanati dal vostro nido. Ozias? Che strano, mi aspettavo di trovarti ritorto per le ossa, coi capelli sporchi costretti a vivere come animali spaventati. E invece vi trovi in ottima forma. Soprattutto tu, Yu, sei radiosa. Ah, questo è il tipo che gli avevano assegnato. Quindi a quanto pare sembra che i calabroni non vi abbiano dato troppo fiuto da torcere. Per la cronaca personalmente mi sono opposto al loro uso. Preferivo un approccio più pacifico. Ma conoscete il consiglio? È sempre così restio ad adeguarsi ai tempi. Cosa vuoi? Sempre la stessa cosa. Te. Dovrei passare sul mio corpo. Se vuoi dimostrare la tua virilità e la tua forza prendendo a pugno un ologramma, accomodati pure. Ma dubito che farei colpo su qualcuno. Io so che io e te siamo partiti col piede sbagliato. Ma tu sei stata sempre nei miei pensieri, sin dal nostro breve e turbolento incontro dell'ultima volta. Il sensale non avrebbe potuto fare una scelta migliore per noi due. Sono sicuro che nel profondo lo pensi anche tu. Per questo non voglio riportarti su sopra con la forza. Sono certo che ti unirai a me di tua spontanea volontà. Che posso dirti? Sono sentimentale. Un'altra cosa che abbiamo in comune. Se lo dici te, questo non accadrà mai. Eccolo un'altra. Siamo testardi. Vedi, siamo fatti l'uno per l'altra, Yu. Col tempo lo capirai. E sono pronto a venirti incontro fino a quando ciò non accadrà. Detta le tue condizioni, tutto quello che vuoi, farò tutto il possibile per soddisfarti. Bene, io voglio Kay.
Capisco. Certe abitudini sono difficili da perdere. Dammi una possibilità, prenditi un po' di tempo per conoscermi. E dopo, se io non ti basto ancora e tu vorrai vedere Kay, di tanto in tanto, non te lo impedirò. Davvero non capisci, eh? Oh sì, Yu, capisco perfettamente. Capisco di non dover dare per scontato. E capisco anche le probabilità sono contro di me. Ma non ho mai pensato che una semplice visita olografica sarebbe stata sufficiente a convincerti. Vedi, il mio scopo era semplicemente quello di annunciare il mio imminente arrivo. Sono stato trattenuto da alcune questioni per il consiglio, ma presto mi metterò in viaggio. Sarà un'opportunità per passare un po' di tempo insieme, per imparare a conoscerci e per visitare questo fonte di cui ho sentito tanto parlare. Sono sicuro che la mia compagnia ti farà cambiare idea in fretta, vedrai. E se non sarà così, allora peccato. C'è sempre la ricalibrazione. Arrivederci, Yu, a presto. No, aspetta, cosa? Che cosa hai? Ha parlato di ricalibrazione? L'ha fatto, ma lo sapevo, non è una leggenda. La ricalibrazione esiste davvero. Calmati, probabilmente sta bluffando. Perché dovrebbe bluffare? A cosa Melma servirebbe? Sta cercando di spaventarci. E perché? Per farmi cadere dritta dalle sue braccia, terrorizzata? Qual è il suo piano? No, non è possibile che stia bluffando. Quel Boro non ha mai dovuto bluffare in tutta la sua vita. E se c'è qualcuno che ha accesso a questo genere di pratiche schifose, è proprio lui. Ci ricalibreranno, non ci resta più nulla, non ci resterà più nulla, nulla nell'altro. Non possiamo saperlo. Possiamo sederci da qualche parte? Mi tremano le gambe. Dobbiamo essere molto vicini all'origine del ponte di flusso. Non ho mai visto così grande. Ti prego, basta con questo ponte. È la ragione di tutti i nostri problemi. Ozias, i droni. Ma il ponte è anche il motivo per cui siamo qui. Lo so. Ma insomma, non potrebbe funzionare solo per noi? Tipo che potremmo attraversarlo solo noi e nessun altro? Sto solo chiedendo un piccolo sgarro alle leggi universali della fisica. È troppo? Potrebbe funzionare. Cosa? Cambiare le leggi universali della fisica? No, voglio dire, se non ci fosse questo ponte, saremmo completamente al di fuori dagli altri pianeti dell'Arnia. Nessuno potrebbe venire a prenderci. Sì, è quello che ho detto. No, non hai capito. Potremmo tagliare il ponte di flusso. Dici sul serio? Perché no? Il ponte di flusso è solo un grosso fascio di correnti di flusso intrecciate insieme. Se possiamo assorbire una corrente di flusso, forse potremmo. Ma ti stai ascoltando? Non c'è un grosso fascio di correnti di flusso. Ce ne sono milioni. Ok, va bene, un fascio molto grosso. Forse potremmo usare lì per ruggine. Ho capito dove vuoi andare a parare, ma come faresti? Non possiamo ficcare lì per ruggine in un sacco e aspettare che inizi ad aspirare roba. Nel migliore dei casi toglierebbe poche correnti di flusso durante il suo percorso. I ponti si rifornirebbero subito. Ma poi noi potremmo aspirare il flusso. Cosa? Non aspiriamo il flusso con i nostri guanti e con i nostri stivali? Certo, ma non in quelle quantità. Perché le batterie sono limitate. Ma supponiamo di mettere l'iperruggine nei circuiti dei guanti, dove ci sono le batterie, ad esempio. Assorberebbero il flusso che si sconderebbe con l'iperruggine, che evaporerebbe e che so io. Supponiamo che io elimini le limitazioni di sicurezza dei guanti, in modo che possiamo assorbire più correnti alla volta. Ci vorrebbe un po' di tempo, ma potrebbe far fuori l'intero ponte. E sapresti farlo? Se avessi abbastanza iperruggine, credo di sì. Allora mettiamoci al lavoro. Ah, questi addirittura hanno trovato la scappatoia. There is absolutely no time for that right now. Dobbiamo trovare lì per ruggine. Shadows. That's not fair.
pretty one. Ma questo dove porta? Un altro posto ancora. Però io ho visto una cosa strana qua dietro. A parte questo. No, me lo sono sognato? Sì, me lo sono sognato. Ok, andiamo, proseguiamo ragazzi, proseguiamo. Vediamo dove cazzo ci porta. Sì, era il fidanzato quello, cioè quello che è stato assegnato dal sensale. Ma che è sto coso? Che cos'è? Ehi, hai controllato se queste pommiele che abbiamo mangiato erano fresche? Perché penso di avere le allucinazioni. Siamo ormai in mezzo nel nulla e improvvisamente è venuta una turbina Wadis. So cosa sia una turbina Wadis, ma vedo qualcosa anch'io. No, non so, non ne so. Mail, ma allora è reale? Ho sempre sognato questa turbina per il nido. Mi hanno smesso di produrle 20 anni. Ma hanno smesso di produrle 20 anni fa. E non ero l'unico a cercarle. Credi che funzionano ancora? So che funziona ancora. Questo è esattamente il motivo per cui tutti ne vogliono una. È il motivo per cui la Wadus è fallita. Le loro turbine sono letteralmente indistruttibili. Pratico. Scommetto che vorresti tornare a provarla sul nido. Mi leggi nella mente, torniamo pure nel nido. Ti serve aiuto per il trasporto? Sì, grazie. Poi ritorniamo, dai. Che se no. La turbina funziona? Dammi un minuto. Ripara. Ecco fatto. Comincia ad avere un bel aspetto. Se lo dici te che comincia ad avere un bel aspetto. Ecco fatto, ora non avrai mai più bisogno di ricaricare il nido. Può estrarre il flusso direttamente dal terreno. È sicuro? Niente è sicuro, ok. È questo che rende la vita così eccitante. Ma è abbastanza sicuro e piuttosto improbabile che faccia saltare in aria il nido altro. Piuttosto improbabile? Beh, siamo arrivati fin qui, era piuttosto improbabile. Eppure guarda. Quindi mi stai dicendo che è teoricamente possibile che possa far saltare in aria il nido. Ok, potrei essermi un po' confuso sull'esposizione. Ma ci ho lavorato per 2 ore e sono stanca e mi fa male dappertutto. A proposito, penso di meritarmi un massaggio. Che ne dici? Direi che è piuttosto improbabile. È piuttosto improbabile come piuttosto probabile il nido che esploda? O è piuttosto improbabile come piuttosto probabile che arriviamo qui? Vedremo. O niente, sempre un po', non ce ne dà molto di sta roba. Quindi, comunque qua c'è rimasto... Ah no, altri 3 ancora. No, dobbiamo curarci un po'. Oh no, Apple Brew is... Cura. Cura. Ok. Beh, curiamoci pure di nuovo, non fa niente che perdiamo un po' di 180, 200, 300, 220. Ok.
A posto. Riandiamocene. E ritorniamo. Ritorniamo di nuovo lì. Do you really think we stand a chance to sever the flow bridge? Let's find it first. Ok, vediamo un po' noi dove siamo. No, devo fare così. Noi siamo qui. E beh, alla fine se andiamo qua a sinistra ce la potremmo fare. Cioè, qual è il lato sinistro allora qua? Qua dice. Come essere così facile sta strada? Noi non è così facile. Secondo me non è così facile. Ma assolutamente. No, perché l'avremmo vista, capito? Fino a mo. Ma infatti di questo lato non vedo niente. Dovrebbe stare per qua sta strada. No, forse sta qua sopra. No, non credo. Ma io non vedo il passaggio. Non vedo il passaggio da nessuna parte. Dovrebbe stare per questa zona qui. Boh. Vabbè. Cavolo, dobbiamo andare qua. No. Qua no. Dove cavolo sta il portale per tornare indietro? Perché non vedo il portale con cui siamo venuti? Eppure dovrebbe essere qua. No, in pratica ci dovrebbe stare la strada per tornare indietro guardando qua, che dobbiamo andare verso il giallo. Adesso da questo lato non vedo niente. Cioè non c'è nessuna...
nessuna strada. E poi non siamo venuti da qua. Mi scocci di fare di nuovo il giro. Mi posso trasportare qua? No. Forse là sopra. No. This is where we came from, isn't it? Ok, siamo tornati esattamente da dove eravamo prima. Perfetto. Allora, usiamo l'esca. Don't mind us. We're just passing through. Do be careful though. We might pass again. Questa mappa fatta a me si vedrebbe anche il bigli. No, ha fatto veramente male le cose, cioè proprio le cose in sé, cioè sono fatte male. Vai, continuiamo questo. Cioè, boh. Quindi mi devo far trasportare qui. O qui. Vediamo. Dove sta arrivando? Amico. Ma tante cose sono fatte male, sì. Da una parte sì. Niente, vabbè. Noi siamo qui ora. No, siamo qui. Quindi io devo andare dritto da questo lato. Ok. No, devo andare... Sì, da questo lato qui. Ma scusa, ma questo mi porta sul... Ah, vero che quello ci ha accompagnato il coso. Ok. Anzi, il termine migliore è svogliato. Cosa? Ah, l'hanno fatto giusto dover. Vabbè, ma... non so. Non so l'idea iniziale quale poteva... Marsana poteva essere. Cioè. Ma per regola noi dovremmo avere un portale. Forse quello. No, dai, andiamo, ma... No, quello non ci possiamo arrivare, però possiamo salire sopra. Vedete, se riesco a trovare il suo passaggio da qua. Guarda, da qua c'è. No, l'idea di base non è malvagia. Soltanto che dovevano mettere qualcosa in più. È come se è carente delle cose. Ma scusa, ma questa roba qui che roba è? Non è che è qualche pezzo dell'astronave? Sì, no, il problema sono i tempi morti più che la trama in sé, perché la trama in sé non, cioè, non è proprio malvagia, eh. Vedi, questo non è un altro pezzo? No, non è un pezzo da astronave. Ma perché me l'ha fatto liberare sto coso? Scusatemi.
adesso mi fa andare qua. Che già abbiamo guardato qua da. Ah, ok, abbiamo ripulito pure l'isolotto. Dove cazzo? Fammi salire su sto flusso. Ok, andiamo qua sopra. Noi siamo qui. Ma noi dove dovevamo andare? Cioè, non mi ricordo più. Dovevamo andare qua giù. Ok. Perfetto. Andiamo qua. The lights are on. Perfetto. È impazzita Pimpi. Ma tutto fa. Tutto fatto in modo rafforzato, oltretutto anche la storia sta perdendo, all'inizio poteva essere interessante, ma ora si sta perdendo. La trama è piattissima e ci sono tanti tempi morti, è come quei film che stanno per partire ma non partono mai. Sembra fatto giusto per attirare il target specifico, tipo le ragazzine. Perché è impazzita che hai postato mille faccine? Io voglio andare a vedere qua se trovo un portale qua sopra però. Un passaggio, un qualcosa. No, eccolo qua. I hope you didn't do all this for nothing. Allora, carica. Scudo. I'll keep them at bay. Ultibomba. Arriva. Fatto. What's up? Getting tired? Three, two, one. You block, I'll get it. One down. Oh, no, 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 no. See you around. Watch out. Oh, manco è morto quello, eh. Manco è morto. Oh. Niente, oh. Ed è il tempo di attaccare. Vaga, scudo. No. Great job. You're welcome. One left. On your mark. Now. They're up to something. No, non gli faccio niente. I don't like this. Però l'impatto ci voleva. Three, two, one. Your turn. I got this. Placa. Comunque ci ha fatto diventare gialli. Mamma mia. Yep. Movimento la chat. Non è stato molto facile in realtà. E questo dovrebbe essere quello che ci riporta di là. Perfetto. Andiamo di là. Quindi dovremmo aver sbloccato anche il flusso dall'altro lato ora. Per regola. Infatti, eccolo qua. Ora ci deve essere qualcosa per riposare. Infatti, eccolo qua. Accampati. Mangia. Mangiamo.
80-80. I just keep through, but it does taste great. Per poco. A me ha sbloccato il reflusso. Anche. Prendi il Gaviscon e via. Dai, mamma mia quanto parlano però. Dai. Do you really think we stand a chance to sever the flow bridge? Let's find it first. Okay. This is where we came from. All right. Come si è acconciato su di me? Allora R, quindi andiamo dritto. Oh cazzo. Mi sa che il tizio di prima è il fidanzato di sto tipo. Sì, era il, non è il fidanzato, era quello che gli è stato assegnato a lei. Ah, d'accordo, qua sta l'esca, ma vaffanculo. Vediamo, siamo qui, noi dobbiamo andare laggiù, quindi R, dobbiamo andare di là. Ci arriviamo di là? Sì. Ci arriviamo di qua. No, intendevo lui. In che senso? Mi sa che il tizio di prima è fidanzato di sto tipo. Qual è il tizio di prima? È fidanzato di lei, di lui e non di lei. Allora, R, dobbiamo andare da questo lato. Clears out. Too easy. Dai, prendi il suo fungo. Se non lo prende. È qua che dobbiamo andare, sì? Sì. I thought it smelled good around here. Ok. Allora, dobbiamo andare qua a sinistra noi. È un po' di sbloccare questi portali, a meno che abbiamo due cazzo dobbiamo andare. Non lo prendo comunque questo. Ok, questo è il passaggio, vero? Sì. Andiamo, vai. È più la tizia a cui piacciono le ragazze. Che è successo? È bruciato tutto? No. È ancora la ruggine, nient'altro che ruggine. È molto più concentrato del solito. Non so da dove venga questa ruggine, ma sembra che ci stiamo avvicinando. Fantastico. Non so manco sapere niente. Sì, finalmente ne sapremo di più come si forma. Cosa? Niente. Oh cazzo. Allora R.
Ok, proseguiamo. Almeno vediamo un po' che cavolo c'è davanti. Anche se la vedo molto dura. Oh cazzo. Oh cazzo. Direi che siamo arrivati. Alto. Stavo per dire spaventoso, ma sì, anche alto. Anche con le correnti di flusso non arriveremo mai in cima a questa montagna. Già. Ci resta solo una sola opzione. Arrampicarsi. Finire di riparare il nido. Ecco. Non so cosa stia succedendo, ma oggi non siamo proprio sulla stessa lunghezza d'onda. Possiamo fare ancora un giro, vedere se troviamo qualcosa. Stavo per dirlo io. Ah, vedi, stessa lunghezza d'onda. No, ma che roba è? Quindi noi qua non possiamo andare... No, non c'è qualcosa dove dobbiamo andare. Allora... No, ma perché da qua non posso andare? Cioè c'è un blocco qui. Ciao Alessia. Questa volta sono io in ritardo. Eh sì, questa mamma la segna, te la farò pagare molto cara. Molto cara. Ma scusa, ma perché solo qua posso andare? Non c'è nient'altro. Ah, continuo qua sotto, sto bastardo. Mica me l'aveva detto. Eh sì, lo segno, non ti preoccupare, lo segno. Figurati. Che hai preferito fare altro. Me lo segno, non ti preoccupare. Ah, eccolo qua il passaggio. Ok, andiamo oltre. Boh, stiamo andando avanti, secondo me, boh. Dobbiamo trovare i pezzi del nido, quindi. I pezzi del nido. Ma solo che di solito si vedono da lontano questi pezzi del nido, no? Tu non hai un gatto che scappa? Ma scappa da dove? Da dove è scappato sto gatto? Perché? Cioè, un secondo vi lascio da soli. Un secondo. Subito loro, oh, subito. Allora, M... No, ESC, vediamo un po'. Noi siamo qua giù. Quindi forse ci sarà strada per arrivare da quest'altro lato. Ok. È sceso giù e non lo trovavo. Oh. Ma... Ma sempre con l'altro gatto? Cioè, sempre a causa dell'altro gatto? E dove porta questa zona? Non è questa qua che porta lì. E stavo con l'altro gatto. Alla fine. Ma poi l'altro gatto è maschio e femmina. Ah, questo non è un passaggio. Stavo stavo facendo i fatti suoi, non lo so, sembra disturbarlo.
cazzo, questo è un mostro, quindi non lo voglio evitare. Non lo voglio. Secondo me è appunto, sto facendo i fatti tu sempre a disturbarlo, povero gatto. Cazzo. No, no! Non volevo combattere, mannaggia. Carica. Multibomba. Vai. Ok. Quello glieli facciamo male, però. Impatto. Fatto. Cioè, non ti azzardare. Non ti azzardare. Aia. Placa. Si vede proprio che ti piacciono tanto i combattimenti. Esattamente. No, si è ripreso. No, ma si ripreso tutti e due. Com'è possibile? Madonna, che botto, madonna. No, vabbè. Ok, dai, vediamo, dai. Molto impatto. Via. Ok, placa. Placa. No. Carica. La placa. Vai, placa. Vai. Ok. Facciamo carica, facciamo scudo. Scudo, appelo. Ci salviamo. Facciamo, com'era, multi impatto per questo. Vai. Dai. No, gli faccio niente, mi serviva la bomba. Aiuto. Vediamo a questa. No, è uscito un altro. Perché? Cioè, lui riesce. Quindi lui riesce a recuperarli, dico. Aia, che botta. Multibomba. Carica. Scudo. Multibomba. Cioè, non gli faccio niente però a questo. Lo sapevo io, però me la devo da solo a questo. Balsamo. Ma solo a lui. Bomba. Madonna, che botto. La devo salvare a questa. Aiuto. Che se no. Ah, ne fa uscire altri lui. Non gli faccio niente. Ma come faccio a caricarli questi? Finito tutto. Siamo morti. Siamo morti. Non la prenderò mai. Ecco, siamo morti. Grazie F4. Ma no. Ah, questi mo ci fa arrivare qua, giustamente. Allora, cucina. No, cucina, mangiamo. Annulla. No, abbiamo la cura. Vai. Ok. Mangiamo. Vai, abbiamo solo questo, mangiamo. Go directly to dessert. Do not collect main course. I like this idea. I really do. Dai, queste cose non esageriamo, dai.
that's the lyrics? Penserà anche lui il sale, probabilmente. E ce l'ho ancora con te. Ce l'ho ancora con te, Alessio, ce l'ho. Dai. Ok. Ma è per cosa? Perché mi tratti male? Sei una brutta persona. Allora, noi siamo qua. Dobbiamo rifare di nuovo tutto il giro. Perché noi dobbiamo trovare per forza i pezzi dell'astronave. Per forza. Oh, però c'è un pezzo qua. Io non posso usare un teletrasporto, tipo. Come mavava? Come mavava? Mi tratti male. Ma noi dove siamo? Ok, noi siamo qui, perfetto. Dobbiamo farci no, tutto il viaggio da quel lato. Perché voglio prendere questa strada qua. Ma no, ma sì, ma su, ma dai. Allora, facciamo così, andiamo qua. Andiamo qua, torniamo in base. Anzi no, facciamo qua, poi scendo giù. Vediamo che succede. Voglio andare qua. Voglio arrivare qua stasera. Poi ce ne andiamo. Quindi, ok. Seguiamo R. Ok. Ok, R, quindi noi dobbiamo scendere giù, vero? Dobbiamo arrivare tipo qua. Quindi R, perfetto. No, qua non si va. Comunque è veramente fatta con i piedi sta mappa, veramente fatta di merda. Cioè, veramente fatta di merda. Cioè, non si capisce niente. Non si capisce niente. Allora, M non ci interessa, ci interessa R. R, ok, va davanti, dobbiamo andare. Ok. Come arrivo qua sopra? No, da qua dietro. Ah, però ci dovrebbe stare un'altra strada. Perché io vedo un qualcosa da queste zone. Forse sopra. Come ci vado qua sopra? Un soflusso? Sì. No, vede. No. Vado direzionale all'improvviso. Non ci porta lì. Sto stronzo. Come faccio a salire? Ah, aspettami. Ma se facessi il flusso. No. Non c'è niente per salire qua sopra. It kind of depends on what he's leaving, what ship he's taking. Can you venture a guess? A few weeks? A few days? I don't know. Ma dimmi che è un pezzo questo, almeno. No, manco questo è un pezzo, una navicella. Che palle però, che palle. Prendiamoci l'aglio.
Ma perché ci fa sbloccare sti cose e non li possiamo usare? Che senso c'ha? Che senso c'ha? Ok, isolotto ripulito, almeno questo. Ok, andiamo da questo lato e vediamo che succede. Vediamo cosa succede. Ma vi siete addormentati? Hey, I know this place. Ehi, conosco questo posto. Ma va? Ma va? Ci siamo già passati qua. Ok. Andiamo qua. Quindi R. Io sì, potrebbe dire... Lo si potrebbe dire tutto il gioco. Si è addormentato. Ah dai, che non è così male, dai. Se lo vedi bene. Se la vedi bene, non c'ha così. Non è così male. Ma lo devi guardare bene, devi guardare i dettagli. Tutte quelle cose lì. Vabbè, lei vestita così è già più senso rispetto a lui vestito col coso. E basta. Allora. Quindi dobbiamo andare giù. Giù e là. Ok. Facciamo qua. Andiamo qua. Ok, sblocchiamo pure quest'altra zona. Vediamo che zona è. Vedi, lui preso così, non va bene. Anche se c'è lei che lo vuole nella doccia. Tutto ha un senso. Questo è esattamente come dovrebbe sembrare un pianeta sconosciuto. Oh, ma che è questa zona? Mai vista prima. Cos'è? Hai preso il raffreddore? Te l'ho detto, devi coprirti il sedere di notte. È un punto sensibile ai raffreddori. Ti serve un fazzoletto? Sì. Ok, dovrei cominciare a preoccuparmi? Sto bene. Credo sia solo un'allergia. Hai delle allergie? A quanto... Accidenti. Passerà. Il mio sistema immunitario deve solo abituarsi. Vuoi tornare indietro? No. Stai bene? Mi si è bloccato uno starnuto nel naso. Devi strapparti un sopracciglio o devi guardare una fonte di luce? Devi strapparti un sopracciglio. Eh? Ti farà starnutire. Aspetta, stai fermo. Ma sei pazza? Quante storie. Non sono nemmeno riuscito a strapparlo. Meno male. Lo starnuto è ancora bloccato? No. Visto? Non è motivo di lamentarti. Bella pure questa trama qui. È stata fighissima, infatti. Quindi ci sono ancora altri 1900 mondi qua. Noi dobbiamo trovare ancora i pezzi del nido. Forse è questo, dai. Ok, un pezzo l'abbiamo trovato, dai. Metti dove siamo andati a finire tutti gli altri. Di che tipo parli? Drapplat. Pattugliatore, pattumiera. Drone autonomo pattugliatore? Quasi. Drone autonomo pattinatore. Un drone che pattina. No, sto scherzando. Un drone pattugliatore. Sembra che questo sia equipaggiato con un idropulsore. Una cosa buona, no? Pesano molto, consumano molta energia, ma permettono di atterrare su terreni irregolari. Tipo che se non li avessimo avuti sul nido ci saremmo schiantati. Abbastanza buoni allora. Diciamo così. Adesso... sì, togliamoci il pensiero, dai, torniamo in base. E ci montiamo anche questo. Quanti pezzi ci mancavano? 3 pezzi ancora, vero? Ok, al lavoro. Ripara. Fatti, stabilizzatore, giroscopico alla sinistra. Oltre a questo. Ok. Ottimo lavoro. Allora, vostra grazia, cosa ne pensate?
Oh, Melma. Così è molto meglio. Scusa, rifacciamo. Non era una risposta molto da signora. Ebbene, mio dilettissimo signore, oserei dire che codeste lanterne e codesti tendaggi aggiungono un innegabile fascino a questa umile nave. Ne è vero? Mia signora, dovete sapere che in questi arazzi sono stati cuciti a mano, con i più lussuosi tra gli asciugamani da bagno. Deliziosi. E queste luminarie sono state realizzate a mano utilizzando l'antica arte della cacciapesta. Non mi dica. Dico davvero, Mastro Kay. Avete compiuto un miracolo. Non vedo l'ora di ammirare ciò che avete realizzato con gli ornamenti all'interno dell'amena struttura. Mamma mia. Vi prego di seguirmi nella camera da letto, ovviamente. Oh, Mastro Kay, che impertinenza. Mi spiace, mia cara. Non so cosa mi abbia preso. La vostra presenza mi confonde e mi contunde, per così dire. Questa frase non ha senso. Basta il gioco. Che ne dite se diamo un'occhiata alla sala da pranzo? Sono ansiosa di ammirare il delizioso banchetto che i vostri addetti alle cucine hanno preparato per noi. Temo che i miei cuochi avessero il giorno libero oggi. Ebbene, allora dovremmo accontentarci del vostro talento culinario. Poiché sono certa che non permettereste mai che lo stomaco di una signora languisca. Non oserei mai. Dai, dai, bravissimi, bravi. Però è divertente, dai, è stato divertente a sto giro, dai, dai, dai. Dai. No, non è stato divertente, non vi siete divertiti. Vabbè, trovo delle brutte persone. Allora, ci abbiamo la droga. Dove sta? Nascosta, eccolo qua. Ubriachiamoci. C'è una rivolta nel Narnia. Le fabbriche di sotto sono ferme. Bellezza nel caos. Le forze rivoluzionarie hanno subito pesanti perdite, ma tutto potrebbe ancora cambiare. I sopravvissuti rimasti hanno imbracciato le armi e si sono riuniti su sopra per lanciare un'ultima offensiva. Tutti gli anni che hai trascorso in una cella rivoluzionaria ti hanno trasformato in una vera leader. La folla dietro di te è in attesa di istruzioni. Mi dirigo verso il sensale. Alcuni dei rivoluzionari del tuo gruppo si oppongono alla tua decisione. Erano favorevoli a deporre il consiglio, ma credono ancora che il sensale sia l'unica difesa contro il marchio. Bori. Vogliono una scissione, marciano verso il consiglio. Glielo proibisco. Dobbiamo presentare un fronte unito se vogliamo ottenere qualcosa. Esitano per un momento, ma non vogliono rischiare un conflitto interno. Così scelgono di seguirti, ma con cautela. La massa di rivoluzionari è molto minacciosa, ma le tensioni interne non sono, sono ancora palpabili. Finalmente arrivate davanti alla sala del server del sensale. Ma quando iniziate a picchiare contro le porte, queste si aprono da solo, liberando l'esercito di droni calabroni che si nascondeva all'interno. Melma. I calabroni attaccano e neutralizzano la prima linea in pochi secondi. Alcuni di essi si muovono rapidamente verso i vostri fianchi, cercano di circondarvi. Avanziamo, avanziamo. Gridi il tuo ordine, ma la tua voce è sovrastata da altre grida. Altri leader autoproclamati sembrano voler prendere il comando. L'integrazione del gruppo separatista sembra aver acuito le divisioni. Nessuno presta più attenzione a te o a nessun altro. I calabroni approfittano del caos per infiltrarsi nelle vostre file, neutralizzando chiunque incontri. Senti che la fine si avvicina, la rivoluzione è stata soffocata. All'improvviso, proprio sotto i tuoi piedi, si apre una botola. Vedi Kay, vedi Kay che ti fa segno di scendere. Ehi, bel ragazzo. Hey, pretty boy. Non c'è tempo per le chiacchiere. Scendi la scala. I tunnel sotterranei vi porteranno a un porto spaziale segreto. Qui vi aspetta il nido, pronto a decollare in caso di bisogno. E ora c'è bisogno. Kay ti prende la mano per farti entrare. Premo il suo corpo contro il mio. Dopo essere stata attaccata dai calabroni, il calore del suo corpo è confortante. Kay mette le mani sui tuoi fianchi e preme le sue labbra contro le tue. Gli afferri il sedere.
Infili le mani dentro i suoi pantaloni e pianti le unghie nella carne dei suoi glutei. Ragazzi, qua si è andata su un altro aspetto. Li senti stringere. Katie mette la mano dietro al collo e un brivido ti attraversa il corpo. Non senti più il trambusto dell'esterno. Il tuo sospiro è catturato dal sapore della sua saliva, dall'odore del suo sudore. Lo lascio fare. Cazzo. Le labbra di Kay scivano lungo la tua guancia, la sua mano lungo la tua schiena. Sente premere sul tuo ventre. E quando Kay affonda i denti nel tuo collo... Ok, basta. Basta parlare. Fammi vedere. Abbiamo caricato. Ci siamo potenziati, ci siamo potenziati. Stanno mettendo in pratica il libro, sì, praticamente sì. No, ma in realtà non manco. Non credo. Ci siamo semplicemente potenziati, ragazzi. Non è niente di scabroso. Salute massima aumentata. Ok. Allora, cuciniamo. Cuciniamo che una certa persona mi cazzia. Allora. Qual è lo scopo di questo gioco? Quello di potenziarci a molto. Molte volte. Ok, questo già va meglio, confermo. Cuciniamo. Allora, di cucina ancora, ok. Far fare fighi persona. Che è fighi fighi, Ale, che cos'è? Fighi fighi, dai. 12 anni c'hai. Non lo so. 10.50 no, non mi piace. Vabbè, facciamolo, va. Dobbiamo fare anche il coso per il teletrasporto. Allora, in questo gioco che cosa c'è? In pratica questa coppia di ragazzi abitavano su un pianeta in cui... no, non voglio mangiare adesso, non è indietro. Abitavano in un pianeta... Ma dai, non possiamo mangiare. Non posso fare altro, perché dobbiamo dormire. Vabbè, andiamo un attimo a... It was with me. It was you and you? Yes. Non l'ho capito. Mi sentite ora, ragazzi, vero? Mi sentite ora? Sì, stavo cercando di capire. No, si è sbloccato. Sì, avevo problemi di connessione. Ok. No, non so se si è proprio scollegato OBS. Infatti vedevo OBS a 0. Ma che cazzo è? Vabbè, mi vedete ora, giusto? Mi sentite? Comunque, questo gioco parla di questa coppia di ragazzi che sono scappati dal proprio pianeta, praticamente. Perché nel loro pianeta... come dire, si stabiliscono le coppie già a priori. Loro si sono innamorati praticamente e quindi nel loro pianeta non potevano stare insieme perché ognuno ci aveva un tizio già assegnato, una tizia già assegnata. Loro non volevano questa cosa qui e sono scappati dal loro pianeta. Poi che cosa è successo? È successo che arrivati si sono trovati, sono stati scappando, si sono dovuti fermare su questo pianeta qui. E questo pianeta qui praticamente stanno trovando un po' di problemi tra ruggine, ossia roba negativa,
mostri che come dire, sono stati impossessati dalla ruggine stessa, sono diventati cattivi questi animali che abitano su questo posto, e loro praticamente devono riparare il loro nido, che sarebbe la navicella con cui sono partiti. Quindi fin quando non ripariamo questa navicella, non possiamo andarcene e scappare, continuare a scappare praticamente. Perché? Perché praticamente il tipo assegnato alla tipa praticamente li sta seguendo. E lui è un personaggio importante del loro pianeta, e quindi probabilmente ora arriverà e li vorrà uccidere o eccetera, 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 o altre cose. Questa è la trama di base del gioco. Ma in realtà ci sono tanti momenti intimi come questo che permettono praticamente più momenti intimi ci sono tra la coppia, più aumenta l'affinità, più aumenta l'affinità, più si potenziano i personaggi. Questa è la storia. Anch'io sogno te. I also dream of you. Come potrei non farlo? Sei uno sciocco. Scherzi a parte, sono un po' invidioso. Vabbè, dai. Non esageriamo. E questa è l'affinità che aumenta. Ogni interazione tra di loro aumenta l'affinità. Faccio il tifo per il tizio. Sigma male Grim. Madonna mia, cioè mo si spaccia pure per conoscitore delle cose, e non lo so, non lo so, Johnny, non lo so, Allora, dobbiamo farci queste con il pommiele, che ci serve per il viaggio, quindi conferma. Cucina ancora, ci servono un paio perché sennò il teletrasporto là non funziona. Conferma. Sì. sì, sono un boomer. Tra l'altro c'è in Empire c'è pure un personaggio che si chiama Boomer, e ovviamente ce l'ho trovato e l'ho pure maxato, cioè, e lo uso pure tra l'altro. Quindi sì, effettivamente sì, potrei essere. No, cucina ancora. Cucina l'ultima cosa, che ce la mangiamo pure. Via. Conferma. Mangia adesso. Ci possiamo andare? No, questo. Boba glassato. Vai. Mangiamo. Freezing. That's it. Looks like we're having a taste of winter on Source. What? No. Cioè, questi dice, questi sta lamentando che fa freddo, ma grazie, stai a ginomanica praticamente. Cioè, mettiti qualcosa addosso. Volevo una tazza di tè. C'è ancora spazio sotto le coperte? Accomodati. Ma mettete una cosa più pesante, no? No? Che tipo di tè è? Di pommiele. Avrei dovuto immaginarlo. Va bene. Allora, dobbiamo farci un po' di cose. Costruisci. Ferma. Facciamo questo, ragazzi, e chiudiamo la diretta. Un altro. Cioè, una palla allucinante comunque fa tutte queste cose. Spazio. Un altro. Lo vedessi tipo mezz'ora fa. Che cosa ho detto tipo mezz'ora fa? Che è una palla o che staccavo? No, che staccavo no. Mica l'avevo detto ancora.
No, io ho detto che arrivavo su quel pezzo di... come si chiama? Quell'isolotto lontano. È l'isolotto lontano, però c'era il pezzo che ci faceva tornare in base. Quindi a quel punto lo prendo per tornare in base. Un'altra. Ora mi metto a fare queste cose, così la prossima volta non abbiamo la pallosità di farle. Conferma. Che una alla volta, ma perché non me ne fa fare 5 alla volta? Perché? Perché papà? Perché? Allora non avevo capito. Noi stiamo trovando attualmente, dobbiamo riparare il nido perché con la navicella, che sarebbe il nido, possiamo decollare e andare a tagliare il flusso in modo tale che quelli che ci cercano, ossia il tipo della diva, non possano seguire il flusso e quindi trovarci, venire dove stiamo noi. Ok? Come trama di quello che dobbiamo fare. E per riparare la navicella ci servono altri due pezzi. Che non so dove siano, ovviamente. È il tipo del tipo. Poi, tra l'altro, lei, cioè, la lei di lui, sostanzialmente, non ci hanno detto niente al riguardo. Cioè, non è nessuno, praticamente. No, no, tonico, annulla. Voglio fare il balsamo, ecco. Ho proseguito perché ci faceva tornare in base. Solo per quello. Perché tu quando trovi un oggetto ti trasporta direttamente in base a ripararlo. Un altro no, quindi annulla, annulla. Ok. Abbiamo fatto, vediamo come siamo. Tonico, balsamo e shampoo. Esattamente. 240 con 240. Quindi siamo a posto. Ora, allora, abbiamo questa mappa qui. Volevo dire un attimo una cosa. Non la possiamo dire la mappa, devo uscire. Portiamoci. Allora, togliamo questo. E mettiamoci questo. Perfetto, andiamo. E lei vomita. Ma sta sempre a vomitare questo. Sembra ubriaca, sta. Allora, perché noi dobbiamo trovare anche l'iperruggine alla fine, pensandoci. Mappa. Noi dobbiamo arrivare di nuovo qua giù. Ah, c'è pure qua da proseguire. Sarà incinta. Non credo. Proprio una ubriacona, ma sicuro. Sicuro proprio. Possiamo arrivare anche qui. Quindi possiamo fare il teletrasporto qui e scendere. Ok, dai, facciamo questo e ce ne andiamo. Dove sta il teletrasporto? Qua. Incinto. E beh, ma è lei che vomita, quindi su questo siamo quasi quasi sicuri, Johnny, dai. Almeno su questo. Eccolo qua, l'amico Frizzi. Portami qua. Qua sono le pulizie. Già arrivati? È stato veloce. Siete veloce. Quindi facciamo R. No, dobbiamo andare da questo lato. Ma chi? Questo. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. No, qua è. È questo lato che. Perché qua non possiamo andarci? Perché non abbiamo niente qua. Ah no, ecco. No, stavo scherzando. Qua non abbiamo niente. Come facciamo? Vai, Alessio.
Allora, quindi per regola invece di portarmi qui, portami qui, perché qua non possiamo andare da nessuna parte. Quindi a sto punto should have packed you a little sweater. Allora ragazzi, eccoli là che si baciano questi. Vabbè. Allora, ragazzi, chiudiamo qui la diretta. Per chi sta guardando questo video in differita su YouTube, vi invito come sempre a seguirci sul canale Twitch, perché siamo in diretta tutti i giorni dalle ore 21 alle 23:30, quindi ragazzi venite in diretta su Twitch che siamo sempre qui. Vi do appuntamento a domani, però domani facciamo l'orario delle 18, quindi facciamo 18:20 per una volta. 18:20 giocheremo Watch Dogs 2 però domani, perché poi due volte questo vi appesantite, lo so. Vi ringrazio per avermi fatto compagnia. Vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche oggi e vi do appuntamento a domani. Buonanotte a tutti, ragazzi.